Si può vendere casa senza la certificazione degli impianti? Questa è una domanda che mi fanno spesso i miei clienti. Prima di tutto, gli impianti principali da considerare quali sono? L'impianto elettrico, l'impianto idrico e fognante, l'impianto del gas, l'impianto di riscaldamento o l'impianto di raffrescamento. Se stai acquistando casa nuova dal costruttore, allora sì che è obbligatorio richiederli e averli. La situazione cambia se stai comprando una casa usata. In questo caso il venditore non è obbligato a fornire queste certificazioni, ma ha l'obbligo di informare l'acquirente sulle condizioni degli impianti e se vanno messi a norma. Attenzione, questo va messo per iscritto sia nella proposta di acquisto che nel preliminare di compravendita. Se non dichiari per iscritto che i lavori di eventuale messa a norma sono a carico dell'acquirente, rischi di doverlo fare tu e quindi perdere soldi. Hai altre domande su come comprare o vendere casa? Scrivilo pure nei commenti.